Salve a tutti, Nendavio. E Vivider. Peggio, e Vivider. Mi sono prima di me. Come sempre, indisciplinati. Sì, ma non è colpa mia. Eh no, certo. È l'altro. Esatto, grazie, diciamo le cose come stanno. Ma io odio la disciplina, le marce militari, quelle cose, tutti i corsi. Ho totalmente dimenticato il microfono a 10 metri di distanza. Sì, madonna, devo abbassarti, infatti. Chi è? Le marce militari e tutte quelle cose che fanno sofferenza. Turno 23. Turno 23 per entrare dentro a una fortezza, ricordiamoci sempre. È vero, bellissimo. Con questi scheletri maledetti. Vabbè, almeno siamo entrati, dai. Jesse e Jenny però ancora no, quindi non sei davvero entrato, vergognati. Cosa ci racconti, Davio? Niente, sono stato male gli ultimi giorni. Come... Ah, giusto, è vero, cos'hai avuto? Niente, febbre per un po' di giorni. Allora, col caldo. Eh sì. L'estate, che bello. Può capitare. Sì, non si spiega ancora. Io questo lo so solo per video tutoriali di l'isola, che da piccolo lo vidi e c'era Gwen che si era malata col raffreddore d'estate. Per qualche motivo mi è rimasto proprio impresso quella roba. Ah, non mi ero accorto che c'era... Ah, con la freccetta tipica del 3DS. Ma quello è lo stilo? Eh sì, stilo, è il mio stilo leggermente più grande del solito. Ma sì, ma in un episodio lo stilo era in mezzo allo schermo superiore. E perché io non ci faccio neanche caso a dove sta... Lo è stilo. Stato molto soddisfacente da vedere. Triplo più 57%. E invece Tracia? Punto è. Tracia adesso, oltre a Zirlak che sta andando avanti, sto iniziando anch'io. Quindi con cosa? Con il testing. Ah, pensavo avessi già iniziato. Abbiamo iniziato, però fino adesso l'ha fatto solo lui. No. Cioè, è che io e Ema freniamo all'idea di iniziare. Ne sono sicuro. No, non ironicamente. No, certo. Beh, insomma, diciamo che Tracia è particolare a volte, però. Sì, però sicuramente, cioè, dubito non sarà un passo avanti rispetto al Fire Emblem OG. Vabbè, certo. Anche a Genealogy, secondo me, ma non ci vuole tanto. Anche. Secondo voi quando è che inizieranno quelli là a destra a venire di qua? Non ho proprio idea. Probabilmente mai. Non solo passi 23 turni 3 nella fortezza, ma tutti c'hanno 20 di schivata di bonus dentro. Cioè è pavimento di pietra, perché? Perché funziona in questo modo, questo gioco? Permette un miglior movimento dentro dei piedi, non lo so. Ok, rispetto alla sabbia, però rispetto all'erba pure? Ma le regole non ho fatte, io non ti so dire. Sono tutti ufficialmente dentro perché... Vabbè che in questo gioco pure le paludi ti danno più schivata, quindi... Logicamente. Allora. Sembra il 90%. Giusto perché non l'abbiamo vista abbastanza allora. Giusto per perdere più HP del dovuto. Sì. Se solo avessimo qualcuno che curi col lenimento, no? Ah, Valbar che dopo, vero? Fa strano. Valbar in questa mappa sta pro... facendo uno spettacolo. Ah,
Ma voi quest'estate che fate? Lavorate? No, io inizio più avanti, però... in vacanza ci vado. Chissà, dove vai? Credo a Torino. Però non so quando, quindi... No. Inizi più avanti cosa? Hai finito l'università? No, non ho ancora finito. Ah, ok. Però inizierò non durante l'estate. Ah, ok. E il bergamasco invece? Beh, ad agosto non dovrei. Agosto sarà un po'. Mi sa che ci interromperemo. Cioè non tutto agosto magari, ma almeno un pezzo. Certo. Sarà dura. Davio che c'ha tutto il corridoio occupato dalle vocazioni. È una cosa assurda questa. Curiamo lui. Thanks for that. Bello Ecos. Ah, ma sta in posto pure il boss. Ok, allora. Verifichiamo subito la sua vera potenza. Beh, con Valbar. Eh sì. Di certo non coi maghi. Cioè, amico, non credo che sia... Vabbè, da Fates in poi sotto il 50% è un solo RNG, eh. Ok, però. Guarda qua. Hai fatto tre attacchi. Perché un attacco erano due colpi, però. Ah. È solo l'animazione più extra. Serafino contro lui. Beh, contro di lui. Beh, contro di lui aiuta, però. Sì, sì, però. No, ma nel late game il Serafino Aurora... resta sempre il migliore. Aurora, dove va? Contro 25, sì. L'unico problema è che vorrei essere in grado di curarla. Io starei fermo qui. Allora, io metterei Sedica qui, almeno così può curare anche Saber. Potresti sparare una freccia al boss. Eh sì, usare un po' di frecce. Anche perché adesso ce l'ha, l'abilità. 37%. Vabbè. Magari ci vorrà un po', però può colpirlo. Tanto qui non io ci sono... questa cosa. No. E non lo so, perché è strano sta cosa che... ci sta lui che si muove, tutti quelli a raggio 1, e invece i maghi sono rimasti indietro. Sì, però non ti conveniva attaccare il... Gamidone. Perché dici? Quello non deve morire. Vediamo. Perché se muore poi il boss può andare da Saber. Eh sì, ma pure a Saber non è che gli fa qualcosa. Dici? Vediamo. Ecco. Non dovremmo verificarlo. Vedi, questi qua c'hanno tutto il cerchio di fuoco dietro. Oh sì, effettivamente ho sopravvalutato il boss. No, non avendo l'arma, un po' un secondo. Non puoi presentarti così con l'arma falsa. L'arma falsa. Vergognoso. Cioè, quella spada è fatta di legno. Guarda qua, avrebbe la possibilità di critico, però viene ridotta addirittura. Perché
che il boss non aveva abbastanza bonus. E non lo so, immagino sia il supporto di Valbar con non so chi, però. Io continuo a provarci. Che morte. Quello lì lo possiamo pure lasciare. Ma come hanno pensato che il gameplay così fosse una buona idea? Bellissimo il gameplay così. Certo, aspettare che il boss muoia mentre ti arrivano tutti gli scheletri che non potranno fare niente, ricordiamoci. Cioè, siamo tornati ai tempi di Binding Blade prima, quando i boss avevano solo il 50% di colpirli. E neanche sul trono, è questo il bello. Io non ho il 50% di colpirli di solito. Oh, questo non ha mancato una volta comunque, A Valbar. Che, ok, è pure normale perché comunque per mancare Valbar sarebbe un disonore proprio per la sua classe, però. Su Binding Blade hai 50% se usi chi tipo Nash. Oh, grazie. Oh, ho appena detto, Tripla, ti prego. Facciamo la finita. Leon. Vedi quello che puoi fare. No. Magari scappa pure. Sì, mi sa che scappa. No, ok. Quello però sì. Non è scappa comunque. Nah. Ma scusa, metti anche le. Dove scappa? Scusa, cioè, sta questo qui che deve già andare. Addirittura potrei fare una cosa di questo tipo. No, ok. No. Ah, con palla invece. C'è tanto nessun altro la può raggiungere col giavellotto? Perché la cosa... diciamo... No, spera semplicemente che non ti... Vabbè, pure se scappa, cioè... Valbar lo raggiunge subito. Dio. Giusto per sapere. No, ok. Però Kamui... Sì, Kamui qui ci starebbe bene. Perché lui è forte contro i morti. I mostri. Noi la mettiamo qua e lasciamo la mossa a loro. Se ne va, ok. Mannaggia. Vabbè, almeno posso eliminare sta gente. Sì, è vero che lui stava un po' strano. Più o meno. Viva i cantori! Altra scelta di gameplay proprio... Che non odio assolutamente chi l'ha pensata, no. No. Ma il bello, no? È che Sacred Stones, Awakening e Fates, no? Andavano di grinding, carino, no? Ah, sì. Guarda, puoi avere esperienza infinita. Echoes, no, ti mette nemici infiniti e tipo 3 punti di esperienza. Dai. Ok, vediamo però, perché forse ci riusciamo veramente a passare. Sarebbe meglio, che sarebbe meglio in realtà se usato in mappe sensate. Ma sarebbe meglio non usarlo affatto. Cioè. Tu puoi mettermi i nemici infiniti e dire devi andare ad ammazzare i nemici, se no questi continuano a spawnare, cioè. Io comunque sto andando proprio di fortuna, cioè. Sì, ma meno male ci vuole. Che mappa di da schifo. Ok. 27%, 41% perché pure questo sta sulle scorte.
giocare. Ma si muove almeno, scusa. Sì, si muove. Potrebbe essere che scende per affrontare Kamui. I cantori di solito la vedo dura. Sì, infatti sta la ferita. Vediamo. Intanto quello lì. Ed è abbastanza. Cioè, adesso colpisci. Quando c'era Grit, no. Ok. Did I get stronger again? Fortuna e abilità. Wow. Forse ci riesce adesso a colpire Grit. Io lo so. Vediamolo, giusto perché. Yes! Ha sprecato tutti i suoi PS su colpo greve. Incredibile. E vabbè. Cioè, io voglio solo un gioco con la presentazione di Echoes, ma con un gameplay che si possa chiamare tale in futuro. Sì, anch'io. Io voglio che il prossimo gioco proprio riprenda lo stesso artista. Sì, perché infatti, guarda qua, è perfetto dal punto di vista. Beh, magari perfetto no, però. Il quadrante. Sì, sì, per noi. Eh? Ma per molta gente, eh. Molta gente trova l'art style di questo gioco carinissimo. Assolutamente. Beh, è molto. Beh, tutti noi, quanto pare. Anche perché, scusa, a che altro lo vuoi paragonare? A Engage? Le animazioni di battaglia di Gage non sono male. No, male non sono. Sì, sarebbero anche fatte bene, però i ritratti lasciano qualcosa a desiderare, visto che non sono ritratti, sono modelli 3D. Sì. Purtroppo. Anche dei giochi Tellius, cioè il bello era proprio i ritratti. Abbiamo un ospite a sorpresa. Eh sì, sì. Oddio, è Freccia Verde. No, è Antonio. Dovevi tenere il gioco. Ma oggi non deve essere Johnny che non verrà inside. E abbiamo cambiato perché dobbiamo ancora finire questo qui, quindi. Ah, vero che l'altra volta. Ma non dico che stai lì da 50 minuti. No, ma che abbiamo ripreso tipo mezz'ora fa. No, 20 minuti fa. Abbiamo iniziato alle 9 e mezza. Sì. Va bene. Cioè, 23 turni sono tutti lo scorso. Questa volta è la seconda metà. Con 10 che li abbiamo passati bloccati in questo corridoio di più. E il cantore ovviamente sta fermo. Ok. Il cantore starà sempre fermo. E vabbè. Ah, ci abbiamo pure un sostegno. Allora. Babago. Cosa mi racconti? Ma perché? Perché fa danno efficace? Ah, ha la spada benedetta? Sì. Sì. Molto perspicace. E facciamo pure il sostegno. Non so, potrei raccontarti. Se Davio me lo permette. Bene. Se è qualcosa che posso permetterti. Ma dimmi pure. Degli ultimi. Vabbè, al peggio Davio censura. Degli ultimi avvenimenti su Fire Emblem Universe. Oh no! Ma sappiamo tutti che Fire Emblem Universe è un posto fascista, diciamolo così. Va bene, ma sono successe delle cose. Eh sì. Ma che è successo? Io ero rimasto che avevo banato un tizio per delle battute che aveva fatto tipo 5-6 anni fa. Sì? Quella è storia vecchia. Infatti c'è sempre qualcosa di nuovo. Esatto. Il trama è sempre fresco. Allora. Hanno banato Davio? No. No! Ma io non scrivo là. Davio non scrive. Io faccio Davio solo gli aggiornamenti. Allora. No, non riguarda noi. Sì. Però è una storia. Okay? Aspetta. Anzi, aspetta che.
Se aspetta, riuscissi per caso vabbè, si sentirà. Cosa? No, dico, ad alzarti un po' il volume così si può sentire bene. Sì, se vuoi lo racconto così, ecco. Avvicinato al microfono. Ottimo. Certo, perfetto. Perché mi sono avvicinato al microfono. Ma parla sempre così. No, tipo, allora, no, è perché è per cosa... i momenti speciali questa cosa. Ah, non un commentario. Allora, solo per adesso. Praticamente, questa è la storia. Questa è una storia di americani, di nordamericani. E questo allora, già ci dovrebbe dire tutto. Allora, praticamente c'è questo personaggio su Fire Emblem Universe che è una donna trans, ok, che ha creato un gruppo, che ha un gruppo Discord dedicato alla sua hack di Fire Emblem, ok. Praticamente un uomo gay entra in questo gruppo Discord, ok, i due litigano per una questione particolarmente seria, cioè l'uomo gay dice che secondo lui se a un maschio piace una donna trans, allora quel maschio tanto etero non lo è. C'è un maschio che si definisce etero, giusto per... Sì, c'è un maschio che si definisce... Non lo so, a Mbappé piacciono i trans, a me sembra un uomo tanto virile, diciamo che si... No, vabbè, ok. E questi qua litigano per questo argomento. Ma ok, vabbè, dire, te la metto così. Tu ti vorresti scopare? No. Non è questo il discorso. Non è questo il discorso. Non è questo il discorso. Aspetta. Sempre con le mie conoscenze. Aspetta, faccio una domanda a voi. Tipo, voi vi scoprireste una donna che sembra un uomo o un uomo che sembra un uomo? Sì. O tipo un uomo che sembra una donna. Che è molto... Beh, la risposta è dipende. Sono d'accordo, perché questo sarebbe un discorso molto più complicato e secondo me non si può fare così sul posto. No, è critato. No, generale, no, quindi è critato. Addio, Samuel. Addio. Ah, wow, bravo, tutto grigio, wow. È sopravvissuto. È sopravvissuto. No. Ok, vai avanti. Sì, sì, nel va frattempo bene. Peter spiega. Vabbè, questa sarà una clip, ovviamente. Sì. Ok, a questo punto l'uomo gay viene timeoutato dal server perché ha reso perché la sua opinione non piace fondamentalmente e offende la gente che c'è dentro. Viene timeoutato e lui si incazza ed esce dal Discord, ok? Sì, ok. A questo punto l'uomo gay, che mi piace chiamarlo solo uomo gay. Che cazzo, anche io sono un uomo gay. Ok. Diamogli un nome all'uomo gay. Senza nomi. Non facciamo senza nomi, diciamo che questa è gente che molto spesso si restringe da sola alla propria Va bene. Se lo vedi, diciamo, su Fire Emblem Universe, capisci immediatamente che è lui. Ma ormai non lo vedi più, spoiler. Aspetta. E praticamente quest'uomo va su Fire Emblem Universe. Quest'uomo è un artista che fa i portrait free to use e free to edit per le hack, ok? Okay. Questo va su Fire Emblem Universe e fa un post, fa un commento al suo post dove dice che da ora in poi
i suoi disegni free to edit e free to use non lo sono più, ma solo ed esclusivamente per il trans e il suo gruppo di amici. Questi disegni sono stati proclamati free to use dall'inizio, da quando sono stati pubblicati. Ok, come vendetta. E praticamente, vabbè, post, vabbè, viene un po' sfottuto. Io, a me gira pure il cazzo, perché cioè, non è che puoi cambiare la licenza così. Cioè, se tu dici che una cosa è free to edit, non è che poi puoi uscirtene e dire no, però è free to edit, ma non per tutti, perché quel gruppo di persone che non mi piace non devono poter usare le mie cose. Cioè, non ha senso. E poi se hai già stabilito, cioè, se hai già rilasciato qualcosa con una licenza, non puoi cambiarla. Poi arriva il moderatore che mi dice: no, poiché su Fire Emblem Universe puoi cambiare le licenze delle cose. E io esplodo. Però, vabbè. Ma questo non è importante. La cosa importante è che alla fine questo qua, questo qua viene lapidato fondamentalmente su Fire Emblem Universe, e a un certo punto anche il moderatore gli dice che ha un po' rotto il cazzo fondamentalmente, che non può e deve considerarlo un warning, che non può prendere e usare le policy di Fire Emblem Universe per fare vendette personali fondamentalmente. Cosa questo si offende. Sì, infatti. Questo si offende, cancella il suo post, e cioè chiede la cancellazione del suo post e chiede di cancellargli l'account su Fire Emblem Universe. E questa è la fine della storia. Cosa ne pensi, Antonio? Vabbè, c'è gente tumorata, ma onestamente... Che paroloni! Non si usano queste parole su questo canale, Antonio! Antonio, cosa ci combini? Vabbè, che ti devo dire? Quello si è incazzato come una scema perché l'hanno bannato, ci chiedi... No, sì, non è che è bannato, è mutato. Che ti devo dire? Chi è cazzo dato un pendolo di Newton? Che era un fornello. Era un fornello, ok. A me sembravano le palline così. Non so, devo ucciderlo con la chiavecella. No, non c'è la chiavecella. O chi la sta tenendo, non mi ricordo. Il chi c'è l'armai, se non sbaglio. Questa è una bella storia. Cosa ne pensi, Davio, tu? Beh, ma scusa, ma alla fine se l'hanno cancellato o no? Sì. Perché quello penso siano tutti i portali gratis che usano tutti per le hack, no? No, i suoi... Cioè, allora, lui è uno di quelli... Cioè, lui è un artista che fa dei portrait. E i suoi portrait lui li ha rimossi, fondamentalmente. Vai, uccidilo. Eh? Vai, uccidilo con me. Aspetta. Con la chiavecella. Ma la chiavecella ce l'aveva voi, veramente. Male. La chiavecella va ai maschi. Vabbè, che poco etero della tua parte. Solo per avere la chiavecella nell'inventario. Che poco etero. I veri uomini non hanno le chiavicelle I veri uomini si danno alle donne. Vabbè, comunque... Che cosa ne penso io di questa storia? È fuori proprio dal mondo una cosa simile. La gente non può fuori dal mondo al di qua fuori dal mondo per me è la classica americanata tra due ritardati che vogliono avere ragione e nessuno si tira indietro. Sì, comunque il moderatore è bastato, hai rotto il cazzo. Il moderatore se è riuscito con hai rotto il cazzo dopo che si stava scaldando la situazione, perché all'inizio gli diceva pure che va bene che questo discrimini e dica che quelli non possono usare i suoi portrait, cioè fuori di testa.
Ti prego, cura Valbar. Eh sì. Cioè, allora, è già... In prima cosa, mettiamo subito in chiaro una cosa. Io sono uno sviluppatore di hack e non sono l'unico qui. Le cose non puoi stabilire una volta che le hai pubblicate con una licenza semplicemente che uno non lo può utilizzare. Come Vivider sa, io sono passato per una situazione simile con il creatore di una cosa proprio di engine per Tracia, che durante un dramma che si era creato voleva restringere l'utilizzo del suo materiale. Non si fa così. Ok? Il dramma, hai detto che ti piace un neurone di Tracia. In che senso, scusa? Perché cioè, io sono su un gruppo Discord di fare un inchino, se a uno l'ho bannato perché ha visto il nuovo portrait di Lara. Lo conosci Lara di certo. Tracia? La danza? Sì. Ecco, vai a cercarti il portrait di Lara su Heroes, guardalo come uno ha detto, no vabbè io mi scaldo e l'hanno bannato. Ok. I personaggi di fantasia vanno tutelati. Cioè. Certo, quelli veri no, però quelli di fantasia certo. Non ci ho turbato, un amico ha detto, meno male che non ho letto quello che ho detto su... Tutti. Cioè, i moderatori di Fire Emblem Universe prima o poi vedranno ciò che è scritto su Tiki. No. Meglio di no. No, sì. No. No, loro andranno proprio a cercare e lo troveranno, cioè. Comunque questo gioco è veramente un tumore di evocatori, va, madonna. Eh sì, e questo si può dire, non è cancro. È morto? No. Sì, il nemico. Lui, sì. Sì, intendevo il nemico. Comunque Barbara è boh. Ma Barbara? Oh mio Dio, ma che level ha ben? Cioè... 4 statistiche e non solo una, di cui luck. Barbara ha deciso proprio... si deve ristabilire in questa mappa. Bandisci. Non puoi usare bandisci. Ma bandisci non ci arriva fino a lì. No, ha poco range finché non è promossa. Okay. Poi lo uso. Però. Ma Davide, tu hai usato le classi del DLC di così. Allora, ho il DLC, però non ho usato le classi. Hai il DLC originale? Sì. Sì. No, solo me. Vabbè, invece, parlando di questa situazione, ovviamente chiedendolo anche ad altri di noi, Johnny Petronel, cosa pensa di tutto questo? Ma... Vabbè, a parte che con le persone trans, non binary, eccetera, io sono molto più vivi e lascia vivere, sono più aperto a... Allora, se si scopa i trans, ma li piacciono le donne, tutto tranquillo, cioè lei fa stare. Ma sì, non mi soffermo tanto, mi piacciono i maschi e se hai un'apparizione abbastanza... Non lo so, non mi è ancora capitato, quindi non so dire. Comunque sia, è stato molto stupido da parte sua andare in un Discord pieno di gente trans e scrivere robe del genere. O che cazzo stava scrivendo lui, perché no, non le lo ha detto so. In vocale. Ma allora, secondo me... Non ha detto niente di sbagliato, perché alla fine a un uomo che piace un ragazzo tanto etero non è, ha un po' di ragione, ma non è motivo di mutarlo. Anche lui ha sbagliato a scimmiare così. Sì, ma... Non lo so, cioè... Secondo me in questa faccenda non ha ragione nessuno, sono entrambi delle scimmie. Sì. No, è che le persone trans vivono la realtà... Cioè, io non so come ci si possa sentire loro, ma di certo in un Discord non mi sembra consono fare sta roba, cioè... È inutile che ti offendi e poi fai il dittatore con la tua arte, eccetera, se prima scagli tu la pietra. Cioè, questo non è sbagliato, anche perché un Discord uno può essere d'accordo o no con le sue regole, però nel momento in cui sei entrato lì dentro,
le rispetti le regole. Ma anche perché gli è stato detto che stava mettendo la gente a disagio di smetterla, ma lui continuava. Non è che puoi semplicemente dire, ah no, io non seguo le regole di questo posto perché... No. Se non vuoi stare lì, te ne vai. Semplice. Infatti. Fai l'offeso per niente. Fatto una scimmia. Poche parole. Vai. E mettiamo giusto in chiaro una cosa. Dubito che abbiano come regola... che non si possano esprimere opinioni. Sì, no, ma sulla però... loro esistenza opinioni fino a un certo punto, eh. Diciamo che... Non mi sembra esattamente l'opinione più, tra virgolette, transfobica esistente. Cioè, no, assolutamente... Stava discutendo del nulla. Cioè, secondo me ha detto qualcosa di vero e... Ma, cioè, se ha continuato a dare disturbo è colpa sua. Ma quello che ha sbagliato di più è, secondo me, lui ha voluto togliere tutto il suo arte perché lo hanno bannato da questo server solo ed esclusivamente per quelle persone. Sì, lì, ma quello non dovresti, cioè quello non c'entra niente. Tra l'altro, piccola precisazione, qui non si stava parlando dell'esistenza di nessuno, qui si stava parlando precisamente dell'attrazione che uno dovrebbe provare per queste persone, che è quello, secondo me, il discorso che può diventare complicato. Vabbè, tipo, non so come su Engage, tipo, se ti piace il rosato, tanto etero non sei. Diciamo che nella realtà tutto questo discorso è complicato, come ho detto. Sì, cioè più si studiano ste cose, meno rigido diventa l'eterosessualità, l'omosessualità e tutto quanto, cioè. Alla fine... C'è una differenza, secondo me, tra quello che uno pensa e quello che gli altri pensano di lui. E questo era il discorso. Questo qui non stava giudicando se stesso. Questo qui stava giudicando l'eterosessualità di un altro se pensa di andare con una donna trans. Che per quanto mi riguarda è una cosa inutile. Cioè... Aspetta, qua devi uccidere tutti i nemici. Ogni volta devi uccidere tutti i nemici. Ogni singola volta. Tu vuoi un conquista, vuoi un sconfiggi boss, vuoi un sopravvivi, cazzi tuoi, avrai sempre niente. Ma finché non l'ammazzi è infinito qua. Lui continuerà ad evocare. E ci arriviamo a lui, non c'è problema. Comunque, per fare l'avvocato del diavolo, il... Comunque il discorso, scusa un attimo Antonio, il discorso purtroppo, da quello che ho capito, era che secondo la donna trans, cioè, anche se tu non avevi, cioè, basta identificarsi come cosa? Greco. La spada. Ah, la spada. Basta identificarsi. Io devo ancora capire cosa vuol dire. È una formula matematica che Vider si è inventato sul posto. È il pugnale matematico. Cioè, secondo questa, basta considerarsi donna per essere donna, fondamentalmente. Cioè, perché alla fin fine, se tu vai a estrapolare il senso del discorso, è questo. E quindi, anche se il corpo è di un uomo, se tu sei attratto da una persona che si considera donna, anche se ha il corpo di un uomo, sei etero. Allora. È molto spinta come opinione, se permettete. Diciamo che, come ho detto, questa è una situazione veramente difficile. Sì, americana. Perché non possono fare tutti come i giocatori della selezione francese? Si scopano i trans e non si chiedono. Questo giorno sono meno etero di ieri. Cioè, va bene, sì. E vabbè, è così. Pure i francesi non verranno qui. Ma sì, cioè, dimmi un giocatore francese che non sia tanto a trans. I francesi rendono sempre la vita più semplice. Sì.
Loro stavano male, hanno fatto rivoluzione. Adesso, oggi, adoro come ancora oggi loro continuano a protestare e rovinare tutto appena non gli va bene qualcosa. Sinceramente rispetto. Va bene. Io adoro Ico, però queste decisioni di gameplay mi fanno cagare. Eh sì. Ma comunque, uccidere tutti i nemici. Ma ripet ogni singola mappa. Sì, ogni singola mappa. Comunque, io sottolineo. Ma neanche gli spagnoli quando sono andati in America. Cioè. Ok. Voglio sottolineare che il mio problema non è neanche, cioè per l'ennesima volta, non è con nessuno dei due principali attori di questa discussione, aneddoto, quello che è. La tua è con quello dell'arte che te la tiri indietro. Sì, quello è la cosa. Il mio è con i moderatori che ti permettono di cambiare la licenza di quello che fai, che quello è fuori di testa. Cioè, non è che, cioè, in secondo luogo il tizio non dovrebbe cambiare le sue licenze in base alla vendetta che vuol fare, ma non dovrebbe poterlo fare, cioè, infatti secondo me la roba più autistica del discorso non è tanto quello dei trans, ma quello di voler togliere la licenza perché ti hanno mutato su un server di... Sì, ma di poterlo fare, tu non devi poterlo fare. No, ma i moderatori, cioè, trovano sempre nuovi modi per stupire, cioè... Ma vabbè, i moderatori e sta di disagiati, cioè... Secondo... Un critico di Jenny! One shot critico di Jenny! Tutta la mappa, nessuno che continuano a mancare. Jenny, il primo attacco che fa, critico. Toro. Vi devo illustrare la teoria. Vi devo illustrare la teoria di un mio, non dico amico, ma collega videogiocatore. Prego. Praticamente, secondo questa persona, i moderatori di Farmer Universe sono stati bullizzati per essere giocatori di Fire Emblem. Ed è per questo che si portano dietro dei traumi e si comportano in questo modo con le persone. Ma che cazzo, ma anch'io c'ho traumi, ma mi comporto bene. Ma infatti! Cioè... Che traumi hai relativi a Fire Emblem, John Petro? A Fire Emblem niente, prendendo altri nella vita. La gente di solito non ha molti traumi relativi a Fire Emblem. Ma che cosa, che Mikaia non ti è mai cresciuta in velocità? Che trauma è da Fire Emblem? La gente ha traumi un po' più importanti di solito. Sì, cioè... Oh no, Mikaia mi è rimasta 15 PS fino alla fine di parte 1, no! Solo fino alla fine di parte 1. E poi viene promossa, scusami. 2 PS di guadagna, 17. Il trauma di Fire Emblem. Quando ho scoperto che la rottana di... Aspetta, cosa? Quando hai scoperto? Quanti anni. Quando ho scoperto che la root canon di Holy War è dove sei lì, si scopa Giulio. Lo so, sono... non spoileriamo Peter. È una cosa che ancora mi disturba, non ho capito. Cioè, secondo me per quello non c'era mai il remake, non hanno le palle. No, ma poi c'è Fire Emblem Universe pronto a... Oh mio Dio, la Masterpiece è tornata! E convenientemente quel discorso sull'incesto se lo dimenticheranno. Cioè, ok la roba di Jarvis, perché alla fine dei Hydra l'hanno lavato il cervello, però... La roba di Jarvis... Cioè, Jarvis è un villain, quindi... Cioè, un villain dire... spregevole, Ma secondo me uno dei migliori villain. Cazzo, gli è permesso di essere cattivo fino in fondo, cioè. Sì, ma è cattivo, ma per uno scopo, diciamo, onorevole. Non è come, non so, come Garnet, che è cattivo perché... O Belt, perché è cattivo perché sono cattivo e basta. Oh, evocazione qua, cioè. Che gli vuoi dire? Prego, finiamo sta mappa. No, è Dario, sai, doveva evocare fino alla fine. E vabbè, tanto adesso lo eliminiamo questo qui. Più o meno. No, è scontro epico tra arcieri again.
è sempre così, va a finire in questo gioco. Evoca, non evoca di credere più, evoca che siamo riusciti a impiegare un'ora dove? Per la seconda metà della vai, mappa. Fai evoca. Ma beh, è normale. L'ho fatto davvero. Normale, cioè, nella prima parte avevi uno di movimento perché nella sabbia. Ma chi ti corrigendo tu adesso? Non ti serve di essere curata, tanto quello lì attaccherà l'evocazione. Secondo me se lo traghetta della cera è morto. Cioè. Anzi, addirittura posso fare questo. Incredibile, non so, che fare. Ah no, ti doppia. Mi doppia, ma tanto attaccherà le evocazioni. Secondo mica, me no. Mica, ora dal target a voi. Ah, però adesso c'è lui. Vediamo. È morto. Niente. Non l'avevamo proprio visto. Miss. Non l'avevamo più calcolato. No. E vabbè. Quanto odio sto fantasma di merda. Vabbè, pure con Miasma ci sarebbe riuscito. Sì, ma Miasma almeno è tollerabile. Il fango. Sì, cioè, scusa, ma di tutte le volte che questo qui... Non hanno ma mai no, attaccato perché... quando c'erano le evocazioni. Ma perché può andare per la kill, ma... quindi va per la kill. La spazzatura si è tolta. Andiamo avanti senza Jenny. Non esiste! E tu tipo... No, non esiste. No, in realtà se porti Jenny hai perso, perché come lo superi la mappa dove devi entrare nella fortezza? Cioè, sì, Jenny è un game over istantaneo per quanto mi riguarda. A parte è la tonica curatrice con il condimento, quindi ok. Comunque, giusto per chiarire di nuovo le regole a Johnny Petronel, qui il discorso è sempre lo stesso, che questa gente è pazza, che questa gente non vive nella realtà, quindi non è per quanto non è sulle nostre opinioni tutto questo. Ah. Sì, è come condividere. Io lo so che come condividere. Io so che vivere si vuole scopare tutti i bambini magici, ma non per quello lo chiamo pedofilo o meno di prima. La preoccupazione in quel caso. Cioè, finché sono. Allora, io non so da dove esca questa diceria, però. Ah no! No, non riesco a capire. Ma io quando vedo Peter non vedo Peter, io vedo Oliver di Fatto Freddy. Sì, ma Oliver non era pedofilo. Dici? Dici, i bambini schiavi che aveva nella sua mansione? No, non me l'ha mai detto che aveva bambini schiavi. Ah, pure sì, lui? Che aveva bambini, sì che aveva bambini schiavi. No, quando? Nel dialogo io non mi ricordo nulla del genere. Ti ricordo che c'è tipo un soldato che era addestrato da bambino che lo potevi reclutare? Death Dan? Sì, uno di loro quando... Ah, ma i suoi sostegni non li ho mai letti! Io spoiler. E vabbè! Perché, Johnny Petronel, perché non hai mai letto i sostegni di Death Dan? Perché proprio di Death Dan non hai letto i sostegni? Perché l'unica persona nera che hanno messo nel tutto cazzo di Davis parla di sé in terza persona. Dai, perché? Ma perché parla in terza persona o perché è nera? No, perché parla in terza persona, cioè... Odio la risposta, mi sembra ovvia. Cioè dai, fai tutto il gioco incentrato sul razzismo contro i Lagus, ma metti un Beorc nero, l'unico, e lo fai parlare in terza persona, dai. Vabbè, come dire... Come si fa? Avevano le idee un po' confuse. Come direbbero gli americani quando vedono a un indù e lanciare pietra a una donna perché sta per vedere, è roba della sua cultura. Cosa stai dicendo? No, vabbè, è vero. Sono americani. È vero, tipo tu vedi tipo un'ingiustizia, no? Vedi in Siria un uomo che tipo lancia le pietre alla sua moglie perché gli è stato infedele o perché ha abbracciato un tizio. Gli americani difendono tutti. Tu non devi giudicare le persone perché è roba della sua cultura. Oh no! E vabbè. È come prima, loro non vivono nella realtà. Cioè. No, io gli americani che seguo io su YouTube, che hanno un codice normale abbastanza normale, a sta roba direbbero non si fa, cioè. Ma tutti. Sì. Gli americani non sono tutti uguali. No. C'è chi è più disagiato, c'è chi viene.
Censura a parte, comunque ottimo punto. È solo che purtroppo prende sì, Universe la nelle mani di quelli disagiati. Sì. Porca miseria. L'America è grande. Sì. Anche questo. Sì, comunque purtroppo probabilmente. Comunque un amico che è andato in America è andato tipo alle superiori, ha detto che non è come qua, no? Che più o meno le persone hanno un IQ medio, no? In America tipo c'è una grande differenza tra le persone che sono veramente ritardate e quelli che sono intelligenti. Tra i loro disagi economici e il sistema scolastico davvero ci si può aspettare di tutto. Ah, poi non menzioniamo, noi possiamo vendere le pistole liberamente, però non bevi fino a 21 anni. Giusto. Attenzione, perché qui veramente... Una kill giusta, giusta. Amiche, finalmente gli soldati fantastici fanno una kill. Stelica! Sparisci! Feccia! Cazzo, ci abbiamo messo un'ora quasi per la metà della mappa seconda, non ci può... Che mappa! Comunque, guarda qua! Guarda! Avevo un vero esercito. Porca miseria. Comunque, hanno rotto più il cazzo di evocatori che il boss. Sì, veramente. Ah, e gli arcieri di merda che continuavano ad oggiare. Poi esploriamo la prossima volta. Sì, io aspetta, mi metto solo qua, salvo. No, aspetta, devi andare a reclutare Sonia. No, Sonia la reclutò qui. Sonia dentro. È nella fortezza. Ah, è dentro, no? Non è finta di conoscere questo gioco. Io che faccio il cattivo a caso. Ma non ho capito, avete ucciso Dean o lo avete lasciato stare? L'abbiamo ucciso. Ok. Sì, Dean l'abbiamo ucciso, Sonia l'abbiamo tenuta viva. Che brava serata, mio Dio. Voi siete speciali. Tutti siamo speciali. E tra l'altro, non vorrei dire, ma molto probabilmente quando uscirò dalla fortezza di Grit, questo qui mi verrà ad affrontare. Che bello. Bello. Vabbè. Però sarai tu nella fortezza. Vabbè, speciale, sì. Non a caso siamo giocatori di Fire Emblem. Guarda, mi sta tutto bene, già solo perché posso salvare adesso. Abbiamo raggiunto i 58 mesi, i 58 giorni del mese di Pegasteam. Quanto abbiamo iniziato? Al primo. Ah, credo. Ok. Alla faccia, ma minchia che mese con 58 giorni. Cioè, abbiamo distrutto un calendario. Porca miseria. Vabbè, direi che per questo video può bastare, quindi... Penso sia il migliore stream di W. Sì, veramente, abbiamo perché? Spaziato tra gli argomenti, ci siamo fatti i nemici, i francesi, gli americani... Molto probabilmente metà della comunità LGBT, l'altra metà. L'altra metà è d'accordo. Eh sì, la metà americana, diciamo. L'importante è ricavarsi una nicchia. Io adoro che sono tipo un gay qui che se la vede per i cavoli suoi, ma mi riesco sempre a circondare anche col mio ragazzo, il mio amico, con gente che parla sempre contro me. È bellissimo. E la gente, sono... purtroppo è certa gente che non ne parla bene e da lì escono fuori persone che ne parlano male. Se non ci fossero certi eccessi, allora nessuno si lamenterebbe. No, tranne... Comunque sia, vabbè, oddio. No, qualcuno si lamenterebbe comunque, però... No, io non vedo l'ora che anni dopo, quando se cresco mai tanto... cercheranno sti video. Oh mio Dio, guardate Johnny con chi si associa, wow. Un bibiter bannato. E io, no, fa parte del mio passato lontano. Ma io non mi vergognerò di quello che ma c'è su neanche. Questi video. Bibiter appartiene al passato. Del resto, come stabilito Bibiter qui... è passato, presente e futuro. Zitto, per poi... Ma stai d'ora in poi pirla che non sei altro sempre vicino al microfono. Ma stai proprio. Poi non è più speciale. Quando mi fai insultarti, non deve essere speciale, ti si deve sentire. Vero, comunque una cosa che ti devo dire, che non capisco ancora. Tipo, su sto gruppo
di Fire Emblem Heroes. Tipo, è strano che non mi abbiano ancora bannato, perché io c'ho un po' su Facebook che dice: oh sì, adoro quando esce un nuovo hard di Selic, perché così ci sono più hard di lei che mi è scopata da un altro e non dal suo marito. Eh beh, è comprensibile come messaggio. loro l'hanno visto, capisco perché sono... Vede che non shippano al Messelica, cioè. Boh. Ma vabbè. È finito il video ancora? No, è questo il bello. Finché non facciamo i saluti, io non finisco il video. Shippano Selica e il bandito Gret. Il mappa mondo di Valentia, poverino, ha visto più disagi che altro. Cazzo. Vabbè, ci vediamo alla prossima, visto che se no finiamo non lo so a che ora. Alla prossima, poveri malcapitati. Ciao ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ah, adesso si allontana.